Ciao, qui è Para e ci troviamo alla bellezza di un angolino molto carino vicino al santuario della Madonna dell'Acqua Santa. E la cosa più importante è che voglio ringraziarvi soprattutto per l'aiuto e per il successo che grazie a voi ha avuto il progetto Fiori per Tutti. Quindi, dopo un Ninfeo per Tutti e Fiori per Tutti, questo è il terzo progetto che vorrei proporvi. Il giardino segreto. Praticamente sarà quello di rimuovere quella spazzatura, tutti questi mobili che si sono accumulati nel tempo, in maniera tale da sostituirli con un arredo molto più bello e consono, con dei un tavolo tondo in ferro, delle sedie in ferro proprio stile giardino inglese. Dopodiché sarà molto importante per me realizzare questa impresa, che è quella del sistemare tutta la staccionata in legno, quindi trovare e rimediare i pali, passare l'impregnante, tagliare gli oleandri in maniera tale da renderli pari alla staccionata e quindi in una bella forma a siepe, tra virgolette, che sarà splendida probabilmente l'anno prossimo. Quest'inverno soffrirò un po', però sono cose da accettare. Dopodiché magari dare una rinnovata, anche una restaurata a questa panca, recuperare quel vaso e farlo diventare ospitale per qualche bella piantina, ma soprattutto sistemare questa aiuola in maniera tale che un bel olivo potrà nascere, crescere qui. Anzi, probabilmente lo trapianto direttamente senza aspettare che nasce. E dopodiché sarà quello di sistemare un po'. Ora, tutto questo potrà avere un successo come al solito grazie al vostro aiuto, quindi lascerò qui sotto come al solito un indirizzo, un link, in maniera tale che potete lasciare le vostre bellissime offerte che renderanno tutto ciò realizzabile. Ebbene, la raccolta fondi neanche l'ho avviata, però il risultato già l'ho portato a casa. Spero che questo angolino così carino, simpatico, sia di vostro gradimento, ma soprattutto vi svelerò il motivo per cui ho chiamato questo progetto il giardino segreto, che non è questo in realtà, bensì è questo dietro al muro, che è bellissimo, però purtroppo non è accessibile se non tramite permessi, no, senza permessi, semplicemente si deve chiedere al santuario della Madonna dell'Acqua Santa. Ma noi ci accontentiamo di questo bellissimo angolo di bellezza e di estetica pura. No, vabbè, comunque ecco qui, anche l'olivo messo. Io spero che questo progetto sia piaciuto, tanto è vero che mi è piaciuto talmente tanto realizzarlo che neanche ho aspettato i soldi. Anzi, spero che qualcosa mi ritorni indietro, ma per il momento quello che già è la bellezza che mi è tornata indietro. Ciao!